in un amore che sarà necessariamente singolare e stupefacente, e al quale si crederà molto di più che se si fosse verificato in qualsiasi altro posto del mondo, in un posto che la morte non ha conservato. Che ricorda quello della bomba, accecante. E su questo vuoto, ancora una volta, la voce dell'uomo. Qualcuno erra sulla piazza vuota, decine giornali presi dopo il 6 agosto 45, formiche, vermi che escono dalla terra, le due spalle di lui e di lei che si alternano, la voce femminile che ricomincia come impazzita mentre le immagini passano, impazzite anch'esse. Ho visto i cinegiornali, il secondo giorno, dice la storia, non l'ho inventato io, fin dal secondo giorno, delle specie animali ben precise sono risorte dalle profondità della terra e della cenere, rinascevano dalle ceneri con un vigore straordinario, sconosciuto finora tra i fiori. Io non ho inventato niente. Tu hai inventato tutto. Niente. Come nell'amore. Questa illusione esiste. E danno l'impressione di una certa disarmonia. Il nostro scrittore si sente il dovere di esporsi con tutto se stesso, con tutto il suo corpo. Ma ormai la storia è conclusa. Adesso raccontare le cose non è facile. Ma tutto tratto è forte. Le difficoltà iniziali saranno state ormai superate. Offerte che consistono in cibi diversi. Somme, una pasta simile ai nostri vermicelli, gozano sia riso bollito, dango, sorta di piccoli gnocchetti, melanzane, frutti di stagione, dolci, ma mai pesce, carne o vino. Come se si trattasse di ospiti vivi. In questo modo, i morti vengono rifocillati per 3 giorni. Al tramonto, alcune torce di pino conficcate nel terreno dinanzi a ogni casa vengono accese. Quel plastico con l'obiettivo, però guarda, con l'obiettivo senza luce non si può dare per interazione a se non diamo l'auto è riuscito. Dove?